presenza degli immigrati stranieri si sta sempre più stabilizzando nel territorio regionale e i comportamenti degli italiani e degli stranieri si stanno lentamente e gradualmente uniformando. Secondo le valutazioni del CNEL, l'Emilia-Romagna è tra le prime regioni per capacità di integrazione sociale degli stranieri immigrati. Un percorso in continua evoluzione che si riflette positivamente nei numeri relativi all'accesso ai servizi, alla partecipazione scolastica, alla tutela della salute. Anche se su questo processo, come è facile immaginare, pesa l'ombra della crisi economica. Vediamo ora alcuni dati significativi. Al 31 dicembre 2011 si registra una presenza regolare di circa 530.000 cittadini stranieri residenti. Negli ultimi 3 anni il numero dei residenti stranieri in Emilia-Romagna continua a crescere, anche se più lentamente che negli anni precedenti. Gli stranieri sono in media più giovani degli italiani. Quasi il 70% della popolazione straniera ha infatti meno di 40 anni. I comuni emiliano-romagnoli che hanno superato il 10% dei residenti stranieri sono passati dai 140 del 2009 ai 176 del 2011. Tra i comuni capoluogo, Piacenza e Reggio Emilia sono quelli con la percentuale più alta di popolazione straniera. La componente femminile nel corso del triennio 2009-2011 supera per la prima volta la componente maschile. Sono aumentati i casi di ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Vediamo ora l'andamento delle nascite. Il numero delle nascite di bambini con entrambi i genitori stranieri è in costante crescita. Per quanto riguarda la presenza dei bambini stranieri nelle scuole, l'Emilia-Romagna mantiene, in termini percentuali, il primato in Italia. Si è passati dal 12,7%, pari a 72.000 bambini, dell'anno scolastico 2008-2009, agli 82.000 bambini dell'anno scolastico 2010-2011, pari al 14%. Nella scuola statale gli alunni stranieri hanno già raggiunto il 16% del totale degli iscritti, mentre nella scuola non statale, enti locali, enti religiosi, soggetti privati laici, costituiscono l'8% del totale. Cresce anche il numero dei lavoratori dipendenti stranieri occupati in Emilia-Romagna, che nel 2011 hanno superato i 350.000, pari a circa il 20% del totale. Il primo settore di occupazione degli immigrati stranieri è l'industria, seguito dal settore alberghiero-ristorativo, dall'agricoltura e dall'informatica e i servizi alle imprese. La crisi economica ha tuttavia inciso sul tasso di disoccupazione dei lavoratori stranieri, che aumenta di quasi 3 punti nel corso del triennio. Resta molto significativo l'apporto contributivo e fiscale derivante dai lavoratori stranieri. Nel 2010 il loro gettito contributivo è stato di circa 857 milioni di euro e il loro gettito fiscale è stimato a 474 milioni, per un totale di circa 1 miliardo e 300 milioni di entrate. Le rilevazioni sulla discriminazione mostrano un lieve aumento delle segnalazioni di episodi di discriminazione. In particolare, quelle sulla base dell'etnia o della cittadinanza aumentano rispetto a quelle basate su altri fattori, quali il genere, la disabilità o l'orientamento sessuale. Gli immigrati che chiedono una qualche forma di aiuto ai servizi sociali riportano per lo più disagi legati all'impoverimento, alla casa e al lavoro e rappresentano circa il 40% delle richieste agli sportelli sociali. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a famiglie straniere risultano nel 2011 essere pari al 12,9% degli alloggi pubblici disponibili, circa 50.700 abitazioni. Sul versante della tutela della salute, nel corso del tempo è cresciuto il ricorso al medico di base e ai consultori, mentre si registra un calo costante delle interruzioni volontarie di gravidanza e degli accessi impropri al pronto soccorso. La capacità di inclusione delle donne straniere, il cui numero è in costante crescita, e della generazione di minori nati e o cresciuti in Italia, rappresenteranno indubbiamente alcune delle principali sfide dei prossimi anni.